però forse fai migliori in campo Savarini, Savarini della Nova. Attenzione adesso che lo scalo che riparte col numero 7, Fiorucci, Fiorucci, lui il gol del 2-1 che ha deciso la finale di Coppa della mercoledì. Fiorucci, conclusione di Tilli, troppo centrale per Iorio che afferra il pallone, meritava miglior fortuna la conclusione del figlio dell'atleta. Attenzione ancora lo scalo col numero 6, esattamente Lalli, Lalli la conclusione, gioca bene col pallone, Lalli pallone al lato, si riprenderà con una rimessa da fondo. Lo scalo spreca una ghiotta occasione con Lalli che poteva sicuramente fare meglio in questa circostanza, cari amici degli ascoltatori. Si riprenderà quindi con una rimessa da fondo da parte di Iorio. Ancora qualche istante, ricordiamo che i due tecnici ancora non hanno effettuato cambi, ricordiamo che nelle file dello scalo non sono disponibili l'attaccante rumeno Pascu e Collacchi, due giocatori comunque nello scacchiere tattico di Centioni molto importanti e più forte comunque decisivi nell'arco di questa stagione fino a questo momento. Attenzione adesso la Ranova che in possesso palla con il numero 6 esattamente di Mauro e Pucci, rimessa laterale per la formazione tirrenica che sarà affidata al numero 3 Monfreda. Monfreda con le mani mette il pallone in mezzo, lo scalo non riesce a uscire dal guscio, lo fa in questo momento con il numero 11 esattamente Lupi contestato dal giocatore avversario, si riprende con un fallo sul numero 9, l'arbitro però fa proseguire, riparte la ruffa, attenzione per la conclusione della ruffa, troppo centrale, Santi blocca, si riprende con lo scalo, non c'è un attimo di tregua in questi minuti iniziali di questo secondo tempo. Ancora lo scalo, si gioca in un fazzoletto e il numero 5 a Albanesi che serve il pallone al numero 3 Passeri che serve il pallone al numero 10 Tilli, si gioca nella metà campo del ramo dello scalo che cerca di riorganizzare il gioco idee in questo un primo tempo abbastanza comunque grigio per la formazione di Davide Centioni che ricordiamo in settimana ha alzato la sua prima Coppa Italia regionale nella finale dell'Angelo Sala di Gadispoli battendo il Villarbro che smoca di Diego Leone, Villarbro che smoca che sta vincendo 2-0 la partita contro Ottavia questa mattina, questa formazione che lotta per non retrocedere, la formazione di Fatos Crocca. Però torniamo in cronaca, possesso palla dello scalo con numero 4 Passiatore, l'ex Valle del Tevere, che serve il pallone numero 11 Lupi, bello il pallone per Lalli, attenzione Lalli, serpentina di Lalli in mezzo al campo che serve il pallone al numero 10 Tilli, attenzione, entra nel rigore Tilli, prova a servire il numero 9, murato la difesa avversaria, si riprenderà con una rimessa laterale per Almonte dello scalo. Quando i minuti, cari amici del scontro, sono 5. Qui all'Ottavio Verangeli, il risultato non si sblocca, rimessa laterale di Almonte Scalo che deve rispondere al Monte Spaccato se vuole rimanere in scia comunque delle grandi. Ricordiamo che il Real Mondo Scalo viene da due sconfitte consecutive e oggi ha solo un obiettivo dalla sua parte, quello di provare a vincere una difficile lunga partita contro la Ranova. La vera piacevole società, squadra che sta ben facendo al suo primo massimo campionato regionale della sua storia. È la Ranova che in possesso palla con il numero 7, adesso la ruffa fra i migliori, il 7 della Ranova, si riprenderà con una rimessa laterale per la Ranova. Dopo questa azione daremo la linea agli altri colleghi sugli altri campi di gioco. Rimessa laterale che sarà affidata al numero 8, 2 Battagliotto. Ancora qualche istante per la battuta con le mani di Battagliotto, pallone in mezzo, addomestica bene la Ranova questo pallone con il capitano, esattamente il numero 6 Pucci, attenzione che serve il pallone a un compagno di squadra, la conclusione, attenzione, improvvisa di parte di Italiano, ci mette il guantone Santi che respinge il pallone fuori dall'area piccola, bella azione del numero 11, quindi con questa azione, caro Paolo, ti restituisco la linea lo studio, quando siamo giunti all'ottavo minuto, qui all'ottavo peraggio di Monterotondo, 0-0 fra Real Monterotondo Scalo e Ranova, linea per il momento lo studio.
Allora noi la linea la diamo subito ad Alessandro Bastianelli per farci raccontare il gol del Monte Spaccato che aveva, già, di cui aveva già parlato il nostro Mario Vignola. Quindi Monte Spaccato in vantaggio, poi nel girone B di eccellenza, in attesa che Alessandro Bastianelli risponde alla nostra chiamata, il vantaggio del Morolo sull'Audace al 45esimo ha segnato Cataldi. Sì, gol del Monte Spaccato che al secondo tempo è passata in vantaggio. Controllativo, un colpo di testa impetuoso di Diego Gambale, la sbloccata alla Gambale, il bomber ex Boreale, ma la partita ancora viva, attenzione al tiro e al limite. Fagioli prova a girarsi, trova uno scarico per Mastromattai, anticipato da Tadic. E quindi andiamo con la cronaca del gol. Un'azione sulla destra molto veloce del Monte Spaccato che ha ribaltato il fronte nel giro di pochi secondi, è arrivata al cross dentro. Dovrebbe averlo fatto De Marco il cross per Diego Gambale, cross con il destro, colpo di testa sul secondo palo, è bravissimo il numero 9 del Monte Spaccato a metterla dove Siccardi non può arrivare. E la gara viene sbloccata, quindi l'ex numero 9 della Boreale che decide per ora Monte Spaccato Tivoli con il suo gol 1-0 il punteggio e Tivoli ora cerca di reagire, fa gioia a linea dell'aria, ma giù ma non si fallo. Prova a ripartire il Monte Spaccato, lo fa molto bene con la maglia, questo alto rumo per due centrali, accampa Dio che riparte, ci sono due scarichi, va sull'esterno destro, il pallone per De Marco, viene subito la doppiata, ha perso l'attimo vincente il Monte Spaccato perché da Dio poteva anche andare al tiro, la difesa stava arretrando, stava scappando e lui aveva molto spazio anche per scappare, invece ha scelto di per calciare, non per scappare, scusate, scelto invece di allargare sulla destra per Andrea De Marco che poi ha sciorinato un cross davvero dalla dubbia efficacia, facile presa di Viziano Siccardi, il pallone lungo adesso dalle parti di Diego Tornatore, viene però sovrastato da Vinessa che gli toglie il pallone, lo appoggia a Grimaldi e poi lo mette dietro con la testa il numero 19 verso Tassi che può bloccare agevolmente 1-0, quindi quando i minuti sono 8 in questo momento, partita che si è infiammata appena 2 minuti, una soluzione molto usata quella dal Monte Spaccato, quella di fare gol nei primi minuti della ripresa, non è la prima volta che ci riesce Diego Gambale, anche alla prima di ritorno qui con la Vigor per Conti, ha fatto la stessa cosa, segnando praticamente al terzo minuto di gioco del secondo tempo il gol del 3-1, il gol della tranquillità. Invece l'ultima in casa del Monte Spaccato è stata ben più difficile, ma vinta per 3-1 nei minuti finali del secondo tempo. Ancora Monte Spaccato, ancora in assiste, contrasta a centrocampo fra De Marco e Bellini, il pallone scivola dalle parti della guardia che ora cerca una discesa sulla sinistra, scarica della guardia, ma male, intercetta Di Messa, fa ripartire su Alex al ballone con un lancio. De Marco e Gambale si muove molto bene, va a duellare con Fusaroli, occhiatacce fra i due che si imbruttiscono a vicenda. L'arbitro va a mettere calma, il direttore di gara, il Comasco Rinaldi, arbitro dal polso deciso, ha avuto un grande affare, però è stato bravo a gestire la carica agonistica e emotiva di questa partita che vale molto se non tutto di questa stagione, quanto Monte Spaccato e Tivoli sono appaiati in testa alla classifica davanti al Monterotondo Scalo, fresca del ciclo della Coppa Italia di Eccellenza, che quindi era anche un altro canale per centrare la Serie B. Ricordiamo infatti che la vittoria della Coppa Italia dilettanti permette l'accesso alla fase nazionale, il vincitore della fase nazionale andrà in Serie B come ha fatto il Casarano nella scorsa stagione. Si lotta ora dal DL Tornatore, porta a sasso un avversario, Tornatore arriva al limite, calcia col destro, pallone alto, bella che si perde alta, bella iniziativa del Tivoli che di fondamento per vie centrali ha creato un'azione pericolosa da gol, quando i minuti sono 13 in questo momento. Palla che però si è persa alta sulla bella iniziativa per vie centrali di Tornatore, e quindi Tassi rimette il pallone in gioco in questo momento, pallone a centrocampo dove svettano in molti, Bellini, Riccadella in avanti, Vinezza di testa in maniera distratta con il pallone che scivola all'unico dell'area di rigore, lo allontana Benedetti, non benissimo neanche lui, deve andare a lottare a Madrid. Questo passa per Dio, pallone che si alza ancora, fase confusa della gara. Tadiuk duella con Mattei, poi Bernardi, pallone non riesce ad andare a terra, scaraventa in aria ad ogni contratto, calciatore in campo, l'altro la mette fuori, adesso sì che scocca il pallone. Mattei, servizio per lui, cerca di avanzare, appoggia per Bellini, Mastro Mattei, cabina di regia, il gran lancio sulla destra, Cesarini anticipa benissimo. Numero 10 Fagioli,
pallone era per lui, quello di Mastro Mattei, ma era rimessa per il tiro e adesso che si è riportata tutta in avanti, Fagioli cerca di girarsi all'altezza bandierina, finestra per Battisti, il cross sul secondo palo, Mattei si coordina, pallone che diventa un auto assist per il numero 7, brutta soluzione della guardia, dentro ancora per Tornatore, sfera lunga, deve calciare lontano Pesarin per allontanare la minaccia dell'ex SFF Atletico, Boiano, Boville e Anitrella e anche Città di Campino, tante le squadre indossate, le attacche indossate da Diego Tornatore, Diego, come viene soprannominato, il forte attaccante 37enne della Tivoli. Bellini gestisce un pallone a centrocampo, si allarga sulla destra, cerca Fagioli, bravo Pesarin a togliere il pallone, poi a Radio, anche lui a rimorchio e subisce fallo, punizione per il Monte Spaccato, buona giocata questa di Anadio che è venuto a prendersi di palla e si è preso un fallo molto utile a far ripetere i suoi ritmi che si abbassano, quindi con il Tivoli che vorrebbe alzarli, ma il Monte Spaccato è brava a gestire il possesso palla, così come sta facendo dall'inizio della partita, una partita che sta vedendo sicuramente il Monte Spaccato più propositivo sotto l'aspetto del possesso, ma la Tivoli quando accelera fa sempre paura con i suoi forti attaccanti esterni, bravi a creare superiorità, velocità nelle fasi cangianti della gara. Possesso Montespaccato, di rossa, parte da dietro, rimandi sulla destra, su di lui Mattei, gli nega il passaggio, rimessa laterale, se la prende comoda l'ex Romulla Grimaldi, pallone profondo verso Bernardi, buono il colpo di testa, De Marco viene anticipato da Fusaroli, ancora Tivoli che effettua il disimpegno, rischia un po' Mastro Mattei, poi spazza la bella e buona, più un tentativo di alleggerimento con passaggio per Di Bari, Cesarin lotta con lo stesso Di Bari, bravissimo quel numero 98 che però riesce a trovare uno scarico per la ripartenza del Monte Spaccato, è arrivato Battista di morso, fa ripartire lui invece la Tivoli, Fagioli va a terra, ma la rimessa è del Monte Spaccato, non c'è fallo come avrebbe voluto l'ex Ladisco che è rimasto a terra, visto il direttore di gara che interrompe la contesa perché ha bisogno di cure Fagioli, quindi io vi ridò la linea qui al Don Pino Puglisi, minuto numero 15, 1-0 per il Monte Spaccato, al secondo minuto ha segnato Diego Gabale. Grazie ad Alessandro Bastianelli, variazioni di punteggio che arrivano dalla promozione, Bomarzo Canale Monterano 0-1 al 48esimo, il terzo gol consecutivo per Pelliccioni, Fiumicino Ronciglione adesso è sull'1-1, Fregene Maccarese Almas invece vede in vantaggio gli ospiti, nella promozione Girone B Zena Guidonia 1-1, non c'è stata variazione invece tra Atletico Lodigiani e Insieme Osonia, ma i padroni di casa hanno sbagliato un calcio di rigore che ha mandato sulla traversa Simone Demofonti, attaccante dell'Atletico Lodigiani, che quindi ha sprecato una grossa occasione da gol. Noi ci facciamo raccontare tutto quanto da Alessandro Natali che interviene da San Basilio. Sì. Vai Alessandro. Sì, 5 minuti nel corso della ripresa qui alla Francesca Gianni, è sempre 0-0 risultato tra Atletico Lodigiani e Insieme a Usonia al minuto fa, dopo un paio di minuti del rientro dagli spogliatoi, l'Atletico Lodigiani ha avuto una grossa occasione per sbloccare il risultato di partenza con un calcio di rigore che Simone Demofonti ha calciato sulla traversa della porta di Feta d'Adangelo. Adesso è la formazione di casa in possesso palla, sul pallone Simone Demofonti, la palla per Barba, ancora per il numero 9 che guadagna, lascia sfilare il pallone guadagnando la rimessa laterale. Ora Marco Demofonti va alla conclusione, la parata da parte di D'Angelo, troppi problemi sul tiro di Marco Demofonti, ora il portiere dell'Insieme Usonia si appresta ad effettuare la rimessa dal fondo, la palla da Palumbo a Zonfrilli per il neo entrato bianco, entrato in ripresa al posto di Ranieri. Ancora rubano palla i giocatori biancorossi con D'Urso, superata la linea di centrocampo, ora la palla per Barba tra i due avversari, poi Marco Demofonti, scambio con D'Urso, ancora Marco Demofonti cade a terra, la Pietro fa continuare, viene fatto da Di Vito. Ora poi l'intervento da parte
di Rondoni in fallo laterale, rimessa laterale in favore della capolista del girone B di Eccellenza, con Di Vito che va ad effettuare con le mani la rimessa, il colpo di testa di Capitan Sentinelli, giocatore di grande esperienza, classe 79, poi l'inter-